Buongiorno a tutti, in questo piccolo video vi racconto come siamo riusciti a salvare oggi 5 rondinini contenuti in un nido di rondini che è misteriosamente caduto. Il nido era in questa posizione originaria, il classico nido di rondine, qui ne vedete degli altri disabitati, sotto l'androne della casa dove vivo, qui sotto le scale in pratica che scendono dal primo piano. Il nido era qua, era un nido classico fatto di fango e paglia. A un certo punto sentiamo un tonfo sordo e ci accorgiamo che il nido che era qui è caduto sopra questo ripiano che avevamo posizionato, che i miei vicini avevano posizionato per evitare che le varie cacchette cadessero per terra e allo stesso tempo per evitare che magari i rondinini piccolini al primo volo cadessero per terra sul pavimento, venendo poi mangiati dai gattoni che ci sono in giro. Quindi andiamo a vedere, il nido era qui completamente, diciamo, sfatasciato, con i rondinini, praticamente parte di questa palla di fango secco e paglia. Con pazienza abbiamo, tirato fuori i rondinini, mio marito l'ha fatto dalla paglia e dal fango secco e, dopodiché abbiamo chiamato immediatamente il comando di polizia, provinciale, della provincia di Bergamo nel nostro caso, per chiedere aiuto e consiglio. Dopo aver preso le generalità, la persona che ci ha risposto ci ha fatto ricontattare immediatamente, era domenica mattina, e ci ha ricontattato subito questo ornitologo della nostra zona che ci ha dato i consigli su come procedere. Anzitutto ci ha tranquillizzato rispetto al fatto che avessimo toccato gli uccellini per ricomporli nel loro nido senza usare dei guanti, perché dice che appunto le rondini non hanno l'olfatto, non si riconoscono, non riconoscono i piccoli con l'olfatto e quindi non dovevamo avere questo tipo di preoccupazione, sono i mammiferi che riconoscono i cuccioli con l'olfatto. Quindi avevamo fatto benissimo intanto appunto toglierli dal fango e rimetterli nel nido ricomposto alla bella e meglio. Il problema era che le rondini, la mamma e il papà, continuavano a venire a guardare qui in alto, mentre non vedevano che i piccoli erano qui e quindi si fermavano qui, mamma e papà, rondine, senza neanche accorgersi che i piccoli erano qui. I piccoli erano molto silenziosi perché probabilmente molto spaventati, anche un po' magari malandati dopo l'urto, la botta. Quindi ci ha consigliato di metterli in una scatoletta, lui ci ha detto una scatola di scarpe, noi li abbiamo messi in una scatola più piccola che fortunatamente io avevo, anche di un colore il più possibile simile al nido, insomma anche quello è stato meglio. Quindi ci ha consigliato appunto di ricomporre il nido con i piccoli, metterli in questa scatola che il mio vicino si è spinto fin lassù ad agganciare anche con dei tiranti di ferro con un chiodo di ferro ficcato qui dentro la scala, la parte del cemento. Quindi abbiamo rimesso il nido con i cuccioli lì dentro il più possibile vicino alla posizione originaria del nido, perché questo ornitologo ci ha detto che i genitori tornano sempre alla posizione dove era il nido. Quindi se i cuccioli non sono lì, loro proprio non li vedono. I genitori non vedono i cuccioli anche se in linea d'aria era circa 1 metro, 1,30 m di distanza. Quindi abbiamo riposizionato il nido con i piccoli di rondine il più vicino possibile alla posizione originaria del nido e nell'arco di un'ora, un'ora e mezza, questo è il risultato che potete vedere. Vi faccio rivedere giusto per maggiore chiarezza la posizione. Qui adesso voi naturalmente vedete la fotografia già con la scatola. Il nido era qui, è caduto qui e questa è la scatola che abbiamo rimesso e questo è il video da cui vi potete rendere conto di quanto tutto sia tornato nella norma con la mamma che tornava a ridare da mangiare ai suoi piccoli di rondine, che erano 5 che siamo riusciti a salvare. Vi ricordiamo che la rondine insieme al balestruccio e al rondone sono specie protette, che vanno il più possibile salvaguardate, quindi se dovete tinteggiare i muri esterni della casa, i nidi vanno ripristinati oppure semplicemente vanno lasciati dove sono e si gira intorno con la vernice. I nidi non vanno assolutamente disturbati nel periodo riproduttivo che va dal 15 febbraio al 15 settembre, qualsiasi cosa dobbiate fare intorno ai nidi non fatelo in questo periodo, sono una specie in forte declino per via della riduzione del loro habitat, che è spesso costituito da antiche case, come il caso della nostra, che vengono abbattute per fare degli edifici più moderni,
piuttosto che appunto i sottotetti, le zone, le ristrutturazioni che riducono la loro possibilità di fare dei nidi vanno il più possibile evitate e vanno posti particolari rimedi nel caso cui ciò sia inevitabile, sempre ovviamente contattando le autorità competenti che devono autorizzare l'eventuale rimozione del nido e ricollocazione di un nuovo nido per permettere appunto alla rondine che fa ritorno ogni anno sempre nello stesso punto di ritrovare il suo nido. Quindi un altro motivo per cui le rondini vengono ad essere una specie in declino e quindi protetta è che c'è sempre meno cibo, c'è sempre meno insetti. Per via delle disinfestazioni delle zanzare, dei trattamenti degli insetticidi, dei pesticidi, che fanno sì che spesso le rondini vengano o avvelenate da queste attraverso queste contaminazioni, oppure che proprio non ci siano più gli insetti necessari per il loro sostentamento. Quindi anche in questo caso evitare i trattamenti e disinfestazione per le zanzare, perché le rondini mangiano fino a 8 volte il loro peso. Una quantità così enorme di insetti, quindi è importantissimo anche dal punto di vista ambientale. La rondine mangia e noi abbiamo meno insetti se riusciamo a evitare appunto trattamenti con insetticidi a tappeto. Un altro motivo per cui spesso le persone abbattono i nidi è che sporcano, nel senso che le rondini chiaramente poi quando hanno il nido vanno lì e sotto spesso ci sono le cacchette. Se anche voi fate con i miei vicini che hanno posizionato questa assicciola per evitare che il guano cada, il guano, diciamo, insomma, le loro cacchette cadano, aiutate la rondine a sopravvivere e allo stesso tempo riuscite a non avere sporco qui sotto. È un piccolo gesto, una piccola attenzione per questi piccoli animali. Per leggere l'articolo completo riguardo a questo piccolo video, vi invito ad andare sul sito intelligenzaprimitiva.it, lo troverete nel blog. Grazie dell'ascolto. Ciao da Diana.